giovani uomini e giovani donne. Sono i rifugiati impiegati come volontari in attività del Comune di Padova. Il cimitero maggiore è il loro primo impegno, racconta l'assessore Francesca Benciolini. Si tratta di un'azione di volontariato definita dentro questo protocollo che mette insieme anche il sindacato, oltre che il prefetto, che il comune, e l'obiettivo è proprio quello di far sì che la città sia sempre più integrata, non ci sono pezzi di città separati. Non solo al cimitero maggiore, i rifugiati saranno impegnati in tutti i campi santi della città. Sono partiti con un corso di formazione sulla sicurezza e su quelle che sono l'operatività che dovranno avere e si occuperanno in particolare dello sfalcio del verde. Ed eccoli questi giovani senegalesi, nigeriani, ivoriani. Mi piace lavorare qui, mi piace. Il volontariato viene visto come una partenza, il lavoro che cercano, confessano questi due giovani senegalesi è un altro. Possiamo aiutare noi in futuro. Anche noi abbiamo bisogno che la cooperativa aiuti noi di trovare il lavoro come noi siamo i giovani. Possiamo imparare qualcosa per il futuro. Come meccanico, saldatore, altri lavori di mestieri. Mi piace fare qualcosa per la comune, per fare capire agli altri italiani che non siamo cattivi.